In pratica ormai sta diventando difficile per molte famiglie mandare i figli letteralmente a scuola, perché tagliando quelli che sono i servizi, anche adesso nel caso specifico i soldi per la mensa scolastica, molti genitori non hanno la possibilità più di mandarli a scuola, a mensa e conseguentemente farli tornare il pomeriggio. Per cui si tratta di difendere e tutelare il diritto allo studio, anche futuro dei bambini. Per cui è una cosa che siamo qui proprio per dire oggi. Ci sono questi tagli, ma il prossimo anno ce ne saranno altri. Fino a quando possiamo mandare i nostri figli a scuola? Fondamentalmente è questo il senso di questa nostra protesta. Oggi non abbiamo mandato i bambini a scuola, lì a Guardavalle non sono andati i bambini a scuola. Domani continueremo nella protesta fino a quando qualcuno non avrà almeno intenzione di ascoltarci. Lei mi diceva, ha con lei una lettera che avrebbe Siamo voluto. qui, abbiamo portato una lettera per il ministro, per il presidente della regione, dove sintetizziamo un po' Questi contenuti. queste cose qua. Ci vuole dare un accenno, magari. E niente, praticamente è quello che è un po' anticipato, cioè nel senso che questi tagli, oltre appunto a questi, diciamo, di servizio che si sta creando nel fatto che i sindaci, ormai i comuni, hanno tagliato i fondi per i servizi scolastici, scuolabus, mensa, eccetera. E si sta mettendo a punto il gioco il futuro dell'istruzione per i nostri figli. A Quanti bambini ci stanno in questa scuola? 300 Guardavalle in totale circa 300. bambini. Sì. Stiamo Qualcuno? parlando delle scuole primarie. Scuole primarie, E quindi un asilo, scuola diritto. materna. Okay, e oltre al problema della mensa, che effettivamente è un problema anche molto serio, per quanto riguarda invece proprio la struttura. C'è anche lì il problema che non sono appunto, ci sono diciamo, interventi che sarebbero urgenti da fare, come anche quelli dei servizi igienici, come della messa in sicurezza, come degli spazi esterni. E però appunto, Gli ripeto, insegnanti stanno dando la loro solidarietà? noi abbiamo il pieno, tra virgolette, il pieno appoggio da parte dei dirigenti, del gruppo dirigente scolastico, in cui riconosce che questi tagli stanno creando problemi, per cui lui dice io comprendo, vi sono solidale in questa vostra, diciamo, Protesta. chiamiamola protesta, perché effettivamente comprende che molti genitori avranno problemi a continuare a mandare i figli a scuola, perché non avendoci lo scuolabus, non avendo appunto il servizio mensa, sarà un problema. E lui riconosce, cioè lui dice effettivamente sta accadendo, non so perché il nostro dirigente è a scavalco anche su altri istituti e lui dice è un problema che si sta facendo sentire. Quindi voi oggi immaginavate di trovare qui il ministro Profumo, avete appena saputo. Sapevamo appunto, sappiamo che appunto, essendoci l'inaugurazione dell'anno scolastico e diciamo, avendo È stata iniziato anche oggi la molto. nostra protesta, era anche opportuno far sapere che a Guardavalle sta succedendo questo. Sappiamo che anche in altri comuni, in molti altri comuni, il problema è uguale, per cui siamo venuti a Catanzaro proprio per testimoniare che è un problema che riguarda un po' tutti quanti. Adesso hanno portato la mensa, l'avevano portata a 80 euro mensili. Per poi piccoli pasti, diciamo, va bene, 80 euro mensili. Poi hanno cercato di diminuire il costo della mensa, però l'hanno aumentato sullo scuolabus. È una fregatura, proprio una fregatura. Io dico che tutto dopo questi tagli, no? Farebbero prima tagliare la testa alla gente, invece con tutti questi tagli. Mi stanno portando veramente a una tortura, sicuramente. Dall'anno prossimo pagheremo anche l'iscrizione per la scuola elementare sicuramente, i libri sicuramente, sicuramente. Poi mi chiamano che è una scuola dell'obbligo. Se è una scuola dell'obbligo, il primo è il sindaco di Guardavalle, che deve avere l'obbligo di stare attento a tutta la popolazione, a tutta la popolazione, invece di lavarsi le mani a dire che non è competenza sua, che non è competenza sua. Per questo, che non può farci niente. Allora, farebbe prima fare una lettera di dimissione, così se può rispondere in questo modo, che non può far niente, tutti la diciamo, almeno ci sediamo lì alla poltrona che è lui, mi prendiamo i soldi che prende lui, se possiamo rispondere alla popolazione per qualsiasi problema che non è competenza sua. Io spero che sia una scuola dell'obbligo. Che è obbligo di tutti, tutti. Un diritto. È un diritto ad aiutare questi ragazzi a frequentare la scuola In maniera dignitosa. in maniera dignitosa, perché facendo così non diventerà
più una scuola dell'obbligo, perché diventerà una scuola della possibilità. Chi ha la possibilità di mandare questi ragazzi li manda, chi no se le tiene a casa, diciamo. E poi intervengono che è una scuola dell'obbligo, che li dobbiamo mandare a scuola questi ragazzi, ma con quale possibilità?